Buongiorno a tutte. Allora, voglio fare questo video messaggio intanto per ringraziarvi perché mi state seguendo, siete molto gentili anche perché ho visto che condividete i miei video, quindi la gente mi comincia a conoscere e sono molto contenta. E poi vi volevo presentare le prossimi lavori che saranno tutti piccoli, piccoli. Sì, saranno tutti piccoli pupazzetti dei personaggi molto 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 semplici che sono molto 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 richiesti ai mercatini. Per chi fa i mercatini? Allora, sappiamo tutti benissimo che vendere non è proprio così semplicissimo e sinceramente io sui banchi del mercatino di solito facevamo io e Ilaria questi pupazzi di questa dimensione. Questa stitch lo devo ancora finire, però per farvi vedere la dimensione, che bene o male o vendi a 20-25 euro e sinceramente il lavoro insomma c'è, lo sapete, no? Quanto ci vuole per fare un pupazzo. Allora, a quel punto, e dato che le persone quando vengono lì al mercatino chiedono: ma ce n'ha uno più piccolo, ma ce n'ha uno più piccolo, per accontentare il bambino, allora ho detto: ma perché non fare tutte miniature di tutti questi pupazzetti? E quindi ieri siamo partiti con la sirenetta, che è questa che abbiamo visto nel tutorial, che sono pupazzetti facili, veloci. Certo, quelle che hanno i capelli, cioè, sai, ce le si mette un po' più di tempo, ma si recupera su quelle che i capelli non ce l'hanno. Io non vi faccio vedere. Questi pupazzettini qua io li metterò in vendita al mercatino a 10-12 euro, non di più. Anzi, facciamo 12 euro 2,20 per esempio. E credetemi, per chi lavora all'uncinetto come mestiere, quindi non ha un lavoro fisso, e ovviamente io penso che chi ha un lavoro fisso nel mercatino non lo fa, se ne fanno 4-5 al giorno, perché sono facili, veramente. Guardate, se voi guardate il video della sirenetta vi rendete conto che è veramente semplice. E a parte la sirenetta, ho sviluppato insieme a alcune mie amiche tipo Manuela Bucci, Ilaria Gagliardi, Maria Paola Lai e Sandra Gonsalvi, una serie di pupazzetti più piccoli. Quindi vi comincio a presentare i prossimi video tutorial. Intanto il prossimo che dovrò fare è Spider-Man, perché me lo state chiedendo. Ora, questo Spider-Man, che per farlo ci vuole un'ora e un quarto, è facilissimo, piccolo, carino, in acrilico, viene comunque un bel pupazzetto che il ragazzino ci gioca, ed è, ve lo consiglio di farne una diecina, perché veramente vanno a ruba 10 euro, non ce l'hanno, ce l'hanno tutti 10 euro. Quindi questo sarà il prossimo Spider-Man. A seguire ci sarà Capitan America, che lo schema è sempre lo stesso, cambiano i dettagli, però io farò i tutorial tutti interi per le persone che giustamente mi piace seguire i tutorial, poi così almeno monetizzo. Quindi ci sarà Spider-Man e Capitan America. Poi proseguiamo con le nostre meravigliose principesse. Elsa, mi si è macchiata la fronte. Fa niente. Oddio, che macchiata. No, 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 è polvere. Elsa, guardate che cos'è, quanto è carina. Elsa. E poi ci abbiamo. Dov'è? Dov'è? Vabbè, la troviamo dopo. Rapunzel. Deliziosa. Rapunzel. Poi ci abbiamo Cenerentola, che è quello di cotone, che, ecco, tanto per farvi vedere, di cotone viene così, di acrilico viene così, è lo stesso schema, identico spiccicato, sta sul canale, identico spiccicato, solo che questo 10 euro te lo danno, questi dici che ti dicono no perché è troppo, non capisce la gente, lo sappiamo, no? Quindi acrilico per tutta la vita, Cenerentola. Poi abbiamo Anna, la sorella di Elsa, eccola qua, io devo ancora fargli gli occhi a Anna, però eccola qua, Anna con i suoi dettagli, che poi i dettagli sono importanti, per queste cose, perché già sono piccoline, però se facciamo i dettagli fatti bene. Poi abbiamo Batman,
il suo mantellino, che questo fa parte dei supereroi. E poi Harry Potter, bellissimo. Poi ci abbiamo Stitch piccolo. Ecco, questo è lo stesso Stitch. Da 10 euro però, non da 25. Capito? La gente so compra Stitch da 10 euro. Questo è un altro Stitch, ho fatto con una lana un po' più sottile, è venuto un pochino piccolino, sempre 10 euro ovviamente. Poi ci abbiamo, che ci abbiamo? Biancaneve. Poi ci abbiamo Merida e Aurora. Poi ci abbiamo sempre la Sirenetta, va bene. Ci abbiamo Alice. Guardate che cos'è, amore. E mercoledì, che pure mercoledì vi ho fatto il tutorial in cotone, e tanto per farvi vedere la differenza, questo è lo stesso schema di questo. Cioè, questo è in cotone, questo è in acrilico. Questa cosa è anche per chi mi chiede, ma lo posso fare in cotone? Sì, però via più piccolo. Ah, ma che occhi ci metto? Devo vedere la misura, insomma, se su sta faccia qua non ci posso mettere occhietti 6, 8, ci metto 10, 12, chiaro? Ecco qua, questo è lo stesso schema, acrilico e cotone. Solo che questi 10 euro ti danno, questi scottorcono a bocca. Benissimo, poi che ci abbiamo? Ah, ecco, sempre Spider-Man, però questo fatto sempre con un filato più sottile. Ho voluto fare varie prove, sempre lo stesso schema, vi faccio vedere dove stai, Spider-Man. Ecco, sempre lo stesso schema, differenza di filato. Ecco qua, questo è un acrilico più sottile, questo è un acrilico un po' più grosso. Stesso schema, stessi punti. Poi abbiamo Yoda, micro Yoda, per questo faremo il tutorial. Non mi ricordo se altro che altro vi devo far vedere, forse Belle non vi ho fatto vedere. Belle, che è deliziosa. E poi mi sembra che ho finito, non lo so, qualcosa. Aurora forse non vi ho fatto vedere, amore, quanto è bella lei, tutta bionda. Ovviamente lo schema è facile. Che dove... Iron! Vieni qua, dovete rispettare i colori e i dettagli di queste bamboline, perché lo schema è veramente semplice. E poi senti, ho fatto anche Super Mario, che però vi ripeto, è veramente un po' rognoso Super Mario. Farò il tutorial anche di quello, anche se l'ho fatto grande. E vi voglio far vedere la differenza di Super Mario cotone. Stesso schema, eh? Super Mario cotone, Super Mario acrilico. Questi 10 euro ti danno, questo. Rompono le palle perché è piccolo. Quindi, idem Cenerentola, vi ho fatto vedere Cenerentola? Cenerentola, questa è Cenerentola del tutorial in cotone e questa è Cenerentola dello stesso tutorial ma in acrilico. Ecco qua, vedete? Quindi, ragazze mie, io vi volevo appunto presentare tutta questa serie di pupazzetti che andremo a fare. Vi consiglio vivamente, se volete fare qualche soldino, di farli, perché alla base sono tutti uguali, cambiano i colori, cambiano i dettagli, quindi ovviamente per ognuno mi dovrete seguire, mi dispiace per voi sui tutorial, però ve lo consiglio vivamente perché io tanto non sono invidiosa delle cose che scopro positive e le condivido con tutti perché mi pare giusto. Quindi niente ragazzi, allora il prossimo che mi metto subito subito a lavorare sarà Spider-Man e Capitan America e poi faremo Harry Potter. Va bene? Allora con questo mio meravigliosissimo Harry Potter che gli manca la freccia in fronte ma mo gliela faccio e vi saluto. Spero che condividete i video miei di tutti, già pure questo, condividetelo così la gente lo sa, lo vede, lo conosce. E lasciatemi un commento se vi fa piacere. Io vi saluto, alla prossima.